me, a sto outfit. Mi piace, bellissimo. Fighissimo. Ragazzi, noi siamo appena arrivati all'aeroporto. Sono tipo le 7:30 del mattino adesso. Mi aspettavo molto peggio stamattina, invece abbiamo svegliato abbastanza bene. Ci hanno chiesto del test, noi l'abbiamo fatto ieri, ma ha ficcato una cosa nel naso, negativo, quindi possiamo partire. Ora ci basta passare i controlli and yeah, siamo in partenza. Siamo in partenza verso Lussemburgo. Lo so, stranissimo. Se vi chiedete perché, dovete andarvi a ripescare uno dei miei video che ho fatto tipo intorno a settembre, quando stavo a Lussemburgo. Tutto spiegato lì. Praticamente andiamo a fare il lancio. C'ho un mio caro amico fotografo e videografo che mi aiuterà a fare un po' di hype per il lancio, e anche il mio centro, diciamo, dove voglio fare tutta la logistica e le spedizioni. Benvenuti al vlog. Let's go. Cheers. E a sto punto vi faccio vedere Sammy. E qua c'è anche B. Conosce la gente con le mascherine, non è proprio il massimo, provate a immaginarvi. Guarda sto taglio. Perfetto, è spaziale. Oh mio Dio, buonissimo. Poi ragazzi vi faccio vedere che bella piazzetta che c'è fuori all'aeroporto. Abbiamo già passato i controlli e poi qua fuori c'è tipo uno Starbucks che rende tutto un pochino più semplice, soprattutto di mattina. Guardate il gate, partiamo al C70, che sono 5 minuti a piedi. Vediamo un po' quanto è pieno sto volo, perché con tutte queste comunque limitazioni che devi fare il test Covid, quello giusto, non quello sbagliato, sono proprio curioso. Ho preso l'acqua che è fondamentale. Poi vi devo mettere al corrente di una cosa. Tipo un mese fa io mi ero messo i calzini alti, ma aveva preso per il culo tipo dalla mattina alla sera. Guardate un po' che sta succedendo. Avevi ragione, ci devo dare credito. Penso che sia la nuova moda, almeno fuori dall'Italia, raga. Ci ho provato a Roma quando sono andato a andare. Mi hanno guardato male. Malissimo. Malissimo. Tipo 2 anni fa era super fuori di moda, invece mo. Ok ragazzi, passato il controllo finale. Ora non ci resta che prendere il volo e poi ci rifaranno un test per vedere se siamo Covid negative, il test rapido, anche una volta che giungiamo a Lussemburgo. Mamma mia, da quanto tempo che non viaggiavo Ryanair. Avevo deciso tipo di boicottarli 3-4 anni fa, perché secondo me trattavano malissimo e proprio non volevo dare i miei soldi a Ryanair. Ora non avevamo proprio scelta. Gli altri voli costavano tantissimo, i voli sono pochissimi. Anzi, qua per Barcellona-Lussemburgo era solamente un volo a settimana, solo Ryanair. Abbiamo dovuto fare così. Ma chi è il mio compagno di banco? Hello. Capitano ha appena detto che mancano 15 minuti e arriviamo a Lussemburgo. Sentite qua il bimbo, fatto così per le ultime 2 ore. In realtà avevo provato a organizzare tutto al meglio, in teoria dovevano arrivare già oggi, diciamo, tutti i pacchi per Kaizen per fare il lancio, però noi siamo arrivati prima, lo spedizioniere ci sta mettendo un pochino più tempo, quindi arriviamo noi, i pacchi ancora non ci sono, speriamo veramente nei prossimi giorni, anche perché domani è sabato, cioè domenica, quindi il weekend probabilmente non lavorano, speriamo che per lunedì o martedì ci arrivi tutta la roba. Fingers crossed. Sai che tipo sta avendo un problema assurdo col focus, perché ho la mascherina e non legge la faccia, no? Legge la mascherina. Comunque ragazzi, appena arrivati, Sammy com'è andata? Bene, bene, ho dormito un pochino. Dai, e adesso camminiamo, andiamo a vedere se ci obbligano a fare il test. Comunque, guardate un po' il clima all'Ox, diciamo piovigginoso e grigio. Il clima non è la cosa migliore di questo posto, ecco. Olè. Stavolta l'abbiamo scampata. Ci hanno solamente chiesto il test e ci hanno fatto passare, quindi tutto bien, meno male. Vediamo un po' com'è sto Lussemburgo. L'aeroporto è super moderno. Pure smesso di piovere, mentre prima pioveva. Dai, il vento c'è sta però, eh.
Ce l'abbiamo fatta, regà, siamo a Lussemburgo. Ok ragazzi, prima cosa, lo sapete, dobbiamo fare una dieta più o meno fit. Anche se viaggiamo è importantissimo che seguiamo una dieta buona, quindi dobbiamo fare un pochino di spesa. Vediamo un po' cosa troviamo. Appena sbattuto in una colonna. Let's go! Oui, merci beaucoup. Ok ragazzi, io ho fatto la spesa, Sammy si deve essere perso perché sto qua da tipo 20 minuti e non lo vedo uscire. Ma deve arrivare perché dobbiamo montare insieme il foto, cioè dobbiamo ancora fare allenarci. Che faccio? Me do o lo aspetto? Sammy, dove stai? Dove stai? Ce l'abbiamo fatta, oh! Non trovavo niente, a parte che sì, era tutto in lussemburghese, come cazzo si chiama? Cioè poi è gigante, tipo... Da quanto pensi che sto qua? Non lo so, che è 10 minuti. 20 minuti, cioè... Guarda. Vabbè, tu sei entrato e ce l'abbiamo fatta. E l'altra cosa che ho fatto ovviamente era cercare una palestra. Infatti sono andato a ben due palestre. In teoria il governo lussemburghese ha detto che potevano essere aperte. Infatti io speravo, ci speravo. Invece sono andato a ben due palestre, erano entrambe chiuse. Dovrò indagare il perché. Magari sono chiuse perché tanto la gente non ci va, non lo so. Ma nei prossimi giorni quello è il mio obiettivo, trovare una palestra aperta se ci riesco. E perché altrimenti torniamo con episodio numero 1000 di allenamenti a casa che non vogliamo fare e che ci dobbiamo obbligare a fare, soprattutto se come me in questo momento avevo veramente pochissimi attrezzi. Mi sono solo portato appresso un elastico, quello rosso, che ha pure resistenza diciamo non veramente ottima, infatti lo uso principalmente per riscaldarmi all'inizio, però in questo caso l'ho usato anche un po' per la schiena. E yeah, allenamenti a casa che come ben sapete non sono il massimo, e non sono il massimo perché pensiamoci, basta che andiamo a riprendere anche la piramide di Eric Helms, noi proviamo a ottimizzare tutte le piccole variabili importanti per costruire e ottimizzare il nostro allenamento. Questo a casa diciamo è... giunge un minimo, perché sì, è vero, possiamo fare tutte le ottimizzazioni che vogliamo, metterci myo reps, trovare delle varianti parecchio difficili, fare del cazzo training, fare tutte queste cose qua, ma se di fondamentale c'è che non abbiamo così tanto piacere ad allenarci in questo modo, in casa, anche perché penso che parlo per molti di noi, a me serve proprio quella sensazione dei carichi pesanti, raga, cioè mi piace la ghisa, mi piace il rumore, mi piace l'environment di quando vai in palestra, c'è altra gente che si spinge, quello è quello che mi manca a me e penso che è quello che mi manca a molti di voi, quella sensazione appunto... Proprio perché ci sono i carichi pesanti, ci sono le macchine, la varietà di scelta, ma anche l'environment, le persone, le altre persone appunto che si spingono, che provano a migliorarsi, quello è quello che non c'è quando state a casa. Però lo facciamo funzionare, perché lo stiamo facendo funzionare da tanto, alcuni di voi ancora da tantissimi mesi, quindi chapeau a voi. Io ci ho buttato di mezzo, diciamo, quando proprio non mi va, faccio semplicemente delle flessioni, qualche addominale e un movimento magari per la schiena, ma più che allenamento è decisamente mantenimento per me in questo momento, soprattutto perché non ho proprio manco manubrio bilanciere. Ma come detto, no stress, nei prossimi giorni io continuo a girare e provo a trovare una palestra aperta, anche perché veramente sul sito lussemburghese c'è scritto sono aperte, quindi non capisco se sono chiuse perché è il weekend, se sono chiuse per qualche altro motivo. Scopriremo insieme. Io ho appena finito di editare fino a questo punto, mi sembra un video molto old school, come facevo anche quando stavo all'università, e sono veramente curioso, se tu sei arrivato fino a questo punto e mi seguivi al tempo, fammelo sapere, che sei veramente un OG e ti voglio ringraziare del sostegno. E fammi sapere anche se ti è piaciuto questo tipo di video più personale, dove filmo principalmente io con tipo questa piccola point and shoot, questa telecamera piccola Canon, e non lo so, secondo me rende più personale, rende un po' meno cinematografico ovviamente, ma magari alternare le due cose può essere carino. Fammi sapere cosa ne pensi. Poi assicurati, mi raccomando, se ti stai allenando a casa con pochi attrezzi, sto rilasciando dei video informativi sul mio canale informativo che lascio qua sopra, e il Kaizen Podcast is still going strong, un episodio a settimana. Nel prossimo video vi faccio vedere nel dettaglio tutto
gli i pacchi tutto ciò che succede behind the scenes per il lancio di Kaizen. Spero anche appunto di trovare una palestra aperta, ma quello lo vedremo insieme, perché purtroppo è un periodaccio. Io con la palestra, tipo, è la mia fonte di meditazione, di antistress. Quando ho solitamente un sacco di lavoro, anche in passato all'università, quello che facevo era andare in palestra e scaricare tutta la tensione. Invece adesso non ho, diciamo, questo... Non ho quel diciamo, antistress che può fare la palestra, perché poi gli allenamenti a casa non sono la stessa cosa, almeno non per me. Io non vedo l'ora di farti vedere la collezione del terzo lancio di Kaizen e sono veramente... è un mega rischio e ho paura, soprattutto perché non è la situazione migliore in questo momento. Le palestre sono chiuse, magari uno si pensa, ma perché devo acquistare un abbigliamento più sportivo? Ed è vero, ma anche per questo, tipo, io penso che l'abbigliamento che abbiamo fatto è proprio athleisure, quindi sì, è da mettere in palestra, ma è anche da mettere a casa, loungewear, sono cose comode, elasticizzate, secondo me sono una bomba, però ovviamente c'è sempre quel rischio che... dobbiamo un pochino considerare e vediamo come andrà insieme. Un po' di paura c'è un po' di stress, ma dai, andrà tutto bene, ne sono sicuro. Ti ringrazio ancora una volta e noi ci vediamo nel prossimo video. 2 anni fa non sapevo cosa fosse Final Cut Pro, non sapevo filmare, non sapevo editare. Oggi giro per il mondo con un computer, una videocamera, provando a raccontare storie tramite immagini, suoni e musica. Mi sono fatto il culo per arrivare qua e questo è solo l'inizio.